Vigne ma anche campi dove vengono coltivati grani antichi e poi pietra che riveste le case del borgo e porta direttamente nel Medioevo. Su Veneto ha accolto così un'altra estate la manifestazione di Regione e Tirreno, un percorso nei borghi della Toscana che andrà avanti fino a settembre. Borghi che accolgono i viaggiatori in un'estate particolare che arriva dopo mesi di lockdown e che fa riscoprire la voglia di turismo all'aria aperta e anche di mete diverse da quelle tradizionali, legate ai mesi più caldi dell'anno. È la riscoperta delle colline in agosto, di percorsi legati alla conoscenza del territorio e della stessa gente di Toscana. L'idea dei borghi è l'idea del turismo post-Covid, no? Di fare scoperte, visite, anche che uno a cui non avrebbe mai pensato, pensando ad andare a vedere soltanto le mete più note, e invece quest'anno riscontriamo che i borghi, che peraltro come si vede in questa tappa di Suvereto sono straordinari, riscuotono tantissimo interesse, tantissimo successo, e io continuo a verificare quello che in tutti un po' gli anni di un'altra estate visto, cioè che è una vera occasione in cui turisti e cittadini sono mischiati. Basta girare e guardare le immagini di un'altra estate e si vede come per la prima volta un effetto piacevole del turismo non è la netta differenziazione tra chi è un turista e invade e chi è un cittadino e si sente in qualche modo invaso. Un'altra estate questa fornisce ad alcune destinazioni minori soltanto di nome invece l'opportunità di essere visitate per un turismo di qualità, ma la qualità non è nel lusso, nell'idea di lusso, la qualità è nella modalità di fruizione. A Suvereto protagoniste, e non poteva essere altrimenti, vista la tradizione vitivinicola, sono state le etichette di zona nel corso dell'evento organizzato nel chiostro di San Francesco. Insieme al vino anche grano, pasta e miele. Proprio qui a Suvereto viene praticato il nomadismo delle api. Produciamo, dipende dall'anno, 8-9 tipi di miele. E dal millefiori, che è quello un po' più classico, a vari tipi di monoflora ottenuti proprio grazie alla pratica del nomadismo, cioè lo spostare le api all'inseguimento delle fioriture più importanti in varie zone della Toscana, noi non ci spingiamo oltre. Quindi la notte carichi le api sul camion e le porti dove si sono appena aperti i fiori di acacia, castagno, sulla, girasole, per farti nomi principali. E quando poi la fioritura è finita non fai altro, c'è molto lavoro nel mezzo, ma poi le riporti alla base o le sposti su altre fioriture a scalare a seconda della stagione. Infine, per le vie del borgo, il suggestivo corteo storico e il combattimento di cavalieri medievali hanno riportato i visitatori indietro nel tempo.